La chiusura di questo passaggio a livello chiuderebbe un po' il centro abitato di Santa Mama e quindi lo renderebbe un centro abitato morto. Per noi è molto importante trovare una soluzione per lasciare una via di uscita perlomeno a sud, perché è chiaro che questo ci ha richiesto dai cittadini e è quello che abbiamo cercato, insomma, di predisporre. Ne siamo contenti. Praticamente l'unica cosa che ci viene in mente di fare per evitare di lasciare il passaggio a livello è quello di recuperare proprio questo spazio che c'è tra il muro della ferrovia con questo qui. Siccome questa cosa è già prevista nel progetto in corso, nell'intervento in corso, è previsto sia il collegamento del muro Praticamente si ricollega con questo esistente. Nel progetto, nell'intervento già esistente, già è previsto questa realizzazione di questo muro qui. Contestualmente è prevista la rampa di ingresso per questo svincolo a monte, quindi qui la strada in realtà si allarga. Sì, è un passaggio a livello molto pericoloso che tra l'altro il progetto dei lavori della variante prevede che debba essere chiuso. Su sollecitazione dell'amministrazione comunale, del sindaco, ovviamente recependo quelle che sono le sollecitazioni degli abitanti, si è aperta la possibilità, e siamo qui appunto per fare questo sopralluogo, di poter realizzare un sottopasso. Quindi se riusciamo tecnicamente a trovare le condizioni per la realizzazione di questo passo, credo che avremmo, come dire, risolto un problema che ci viene posto per non lasciare il paese di Santa Mama un po' imbottigliato. Sarebbe prevista la realizzazione di alcune rampe e così via, però questa potrebbe sinceramente essere una soluzione tecnicamente fattibile, ce lo diranno fra qualche giorno i nostri tecnici, ma che andrebbe anche a risolvere un problema evidenziato da parte degli abitanti di questo grazioso paese, dove tra l'altro passerà la ciclovia dell'Arno. Anche questo va detto, qui siamo proprio in adiacenza al tratto dove accanto alla strada e accanto alla ferrovia passerà anche la ciclovia dell'Arno.